Per costruire il diagramma dei casi d'uso andiamo innanzitutto a creare una nuova vista parallela sotto model. Add view casi d'uso. C'è un'icona specifica per i casi d'uso, quindi la usiamo. Sotto casi d'uso, in questo momento non c'è nulla, andiamo a creare un diagramma dei casi d'uso. Add diagram. Lo trovate sotto behavioral, che vuol dire comportamentali. UML behavioral use case. Notate come la paletta, come al solito, si sia adeguata alla tipologia di diagramma. Quindi abbiamo i nostri elementi tipici del diagramma dei casi d'uso. Adesso ne facciamo uno assolutamente generico, senza niente di particolare, solo per farvi vedere come funziona. Allora, prendo un attore nella palette, lo porto sul diagramma e mi viene visualizzato come attore. Naturalmente posso mettere delle descrizioni, tutto quello che voglio. No, in questo momento non metto niente, lo lascio come attore 1. Poi posso andare a prendere uno use case. E anche qui non faccio assolutamente niente, lo chiamo use case 1. Ora, questi elementi, come sappiamo, sono elementi che possono essere collegati fra loro. Come faccio a collegare gli elementi fra loro? Seleziono, ad esempio, l'elemento use case, prendo la freccina e la porto verso actor. Lascio e mi propone association, va benissimo association. A questo punto abbiamo l'attore 1 collegato al caso d'uso 1. Ipotizziamo che questo attore 1 abbia anche un collegamento con un altro caso d'uso, quindi vado a creare un secondo caso d'uso. E anche questo vado a collegarlo all'attore 1. In realtà il secondo caso d'uso è collegato anche a un nuovo attore che potrebbe essere non un attore umano, ma un sistema esterno. Questo sistema esterno lo chiamiamo Actor 2. E lo andiamo a rappresentare non come un omino, ma come un rettangolo. Come si fa? Si clicca di destro sull'icona che rappresenta l'attore e nella scelta Advanced andate a selezionare Use Rectangle. Ecco che il mio attore 2 non è più rappresentato come un omino, ma è rappresentato con l'icona del rettangolo, che è certamente più adeguata per quanto riguarda i sistemi esterni. Colleghiamo l'attore 2 allo use case 2. Come vi ho spiegato, dal punto di vista teorico, il diagramma dei casi d'uso non è completo se non ha però un subject, cioè la definizione del perimetro del sistema, che viene chiamato boundary in Enterprise Architect. Lo trovate nella paletta, rappresenta il sistema. Lo chiamo il mio sistema, e
E a questo punto prendo lo use case 1 e lo porto dentro il mio sistema e faccio la stessa cosa per lo use case 2. Notate come a questo punto io posso prendere, spostare, naturalmente ingrandire, fare tutto quello che ritengo necessario fare. Potrebbe essere, in termini generali, che voi siate interessati a creare una relazione fra i vostri casi d'uso e i requisiti che avete forse definito in un package di requisiti. Ad esempio, io potrei dire che lo use case 1 è collegato a determinati requisiti prestazionali. Come faccio? Vado a selezionare il requisito nel browser, laddove è collocato, e vado a portarlo sul diagramma dei casi d'uso, trascinandolo e poi lascio. Voglio un link e non un'istanza. Notate il from prestazionali che deriva dal fatto che questo elemento è contenuto in un package diverso da quello del diagramma. Come sappiamo, si può eliminare andando sulla finestrella delle properties del diagramma a togliere show namespace. Io in questo momento lo lascio invece. E voglio stabilire una relazione fra il mio caso d'uso use case 1 e il mio requisito R1, andando a dire che il caso d'uso use case 1 realizza, cioè implementa, cioè soddisfa, se volete, il requisito R1. Come faccio? Seleziono lo use case 1 e vado verso R1, quando è tratteggiato, lascio e mi propone come scelta realizza realization. Abbiamo stabilito il collegamento fra un caso d'uso e un requisito. E questo collegamento possiamo vederlo naturalmente andando ad aprire la finestrella delle properties del caso d'uso e nei link vediamo che il nostro caso d'uso è collegato all'attore 1 da un'associazione e al requisito 1 da una realizzazione. La stessa informazione precisa la posso ottenere anche andando fuori dalla finestrella delle properties, ma dentro il riquadro della tracciabilità, se ce l'ho aperto. E quindi vedo che lo use case 1 implementa il requisito R1 oltre a essere collegato all'attore actor 1. Se vado su R1, vedo il legame del requisito R1 con un altro requisito R3 e con il caso d'uso che lo realizza. Notate bene il fatto che per andare a creare un legame fra requisito e caso d'uso, io ho preso il requisito e l'ho trascinato nel diagramma dei casi d'uso, ho stabilito la relazione, io però a questo punto posso agevolmente, se non voglio visualizzarlo in un diagramma, prendere e cancellare il requisito R1 dal diagramma.
Nel momento in cui ho cancellato il requisito R1 dal diagramma, però notate che il legame è stato mantenuto. Quindi il caso d'uso è ancora legato al requisito, solo che questo non lo voglio rappresentare nel diagramma perché non mi interessa rappresentarlo. A questo punto vi introduco un nuovo elemento che è il terzo modo, se volete, per andare a vedere i legami che ci sono fra elementi in Enterprise Architect. Questo ulteriore elemento andiamo a prenderlo nella view, nella scelta view di menu, ed è quella che è chiamata la matrice delle relazioni, Relationship Matrix. Nel nostro caso andiamo a prendere dei requisiti che sono requisiti di natura prestazionali e andiamo a collegarli con gli use case che però non sono contenuti nel package prestazionali, ma sono invece contenuti, locate package in browser, in casi d'uso. E notate come il nostro caso d'uso 1 è collegato con una realizzazione, tipo relazione e la realizzazione, è collegato al requisito R1. Questa è la terza modalità che potete usare, forse un pochino più complicata delle altre. Però tenete presente che quando avete diverse relazioni fra elementi dello stesso tipo, come potrebbe essere fra requisiti e casi d'uso, in realtà è la scelta migliore perché vi fa vedere il quadro riassuntivo di tutti i legami che esistono, quindi può essere decisamente molto utile. Riepilogando, quali sono i modi per gestire la tracciabilità degli elementi, quindi i legami, andare a vedere il singolo elemento nella finestrella delle properties, quindi clicco e vado a vedere i link. Seconda modalità, vado a vedere il riquadro della tracciabilità per l'elemento e anche qui vedo i legami. Terza possibilità, la matrice delle relazioni. Nella definizione del diagramma dei casi d'uso, la relazione fondamentale è quella fra attore e caso d'uso. Abbiamo visto che si esplica con un'associazione. Tenete presente però che esistono anche delle tipologie di relazioni aggiuntive. Una di queste tipologie di relazioni è la specializzazione di casi d'uso. Ad esempio, io potrei dire che lo use case 2 può avvenire secondo delle tipologie diverse. E vado in questo caso a dire che lo use case 3 è un tipo particolare di use case 2. Come faccio a farlo? Beh, prendo use case 3 e vado a selezionare una relazione che nel nostro caso sarà generalizzazione. Use case 3 a questo punto è un tipo particolare di use case 2. Immaginiamo di avere un'altra tipologia particolare di use case 2. So, potete immaginare che ad esempio lo use case 2 sia un controllo di sicurezza e che lo use case 3 sia un controllo di sicurezza tramite user e password, quello che farò successivamente sia un controllo di sicurezza tramite impronte digitali, eccetera, tipologie particolari sempre. Così come posso
andare a specializzare gli use case, allo stesso modo posso andare a specializzare gli attori. E quindi potrei dire che esiste un certo tipo particolare di attore 1. E che questo attore 1 è collegato a un certo caso d'uso specifico. Un'altra tipologia di relazione che esiste nel modello dei casi d'uso è l'utilizzo delle relazioni extend e include sui casi d'uso. Vado a creare un nuovo caso d'uso che specifica un comportamento comune a diversi casi d'uso e dico che lo use case 1 ha una relazione con questo nuovo caso d'uso che è una relazione di inclusione, include. Vediamo la notazione webmail con la freccia tratteggiata e lo stereotipo include. Lo stesso caso d'uso potrebbe essere incluso in diversi casi d'uso, ad esempio anche lo use case 2 potrebbe includere lo use case 5. Un altro tipo di relazione, in effetti l'ultimo tipo di relazione, oltre le specializzazioni e le include, è la estensione. L'estensione si usa per dei comportamenti opzionali, cioè che non si manifestano in tutti i casi. E potrei dire che questo use case 6 va a estendere lo use case 1. Naturalmente, questo può portarmi a spostare la collocazione di use case 6 per non creare eccessive confusioni nel mio diagramma.